Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. La mezz'ora più difficile per Domenico Arcuri c'è stata ieri tra le 14:30 e le 15, quando Mario Draghi lo ha convocato per chiedergli di fatto le dimissioni. Al suo posto è stato incaricato il generale Figliuolo, capo fino a un momento prima della logistica militare italiana. Allora vedete che le cose cominciano a prendere una loro geometria. Prima la sostituzione del capo della protezione civile, non più Borrelli, che ricorderete indimenticabile conteggiatore di vittime nelle conferenze stampa di tutto il 2020, ma al suo posto Curcio. E ora non più Arcuri, ma diciamo il generale Figliuolo. Logistica protezione civile, logistica militare per l'operazione a tappeto che sembra necessaria per passare dagli scarsi 90.000 vaccini attuali a 400, 500, 600.000, il ritmo necessario. Viene definitivamente smantellato quello che in modo, diciamo pure incredibile, era stato contrabbandato per un anno come il modello italiano, niente meno. Allora, Arcuri non c'è più, Borrelli non c'è più, Conte non c'è più. Chi è rimasto? È rimasto solo il ministro Speranza, più o meno transennato e commissariato, e però ancora purtroppo parlante, come si è visto nella giornata di ieri. Attenzione, c'è qualcuno, un retroscena, lo vedremo più tardi, che diceva. Lo vedremo più tardi, che diceva, tutto sommato Draghi la pensa come Speranza, speriamo che non sia così. Avrete però voi la legittima curiosità, voi che seguite la verità e che avete seguito le inchieste del direttore Belpietro, di Giacomo Amadori, di Camilla Conti, la verità ha portato avanti questa campagna da ottobre, oppure voi che seguite le trasmissioni di Nicola Porro e Mario Giordano, che pure hanno fatto questa campagna, o voi che seguite le poche altre firme che hanno osato in questi mesi attaccare Arcuri, avrete la curiosità di domandarvi: ma tutti gli altri, quelli che invece lo avevano esaltato oppure che avevano taciuto in tutti questi mesi? E oggi è la grande giornata sui giornali dell'Arcuri. Chi? Io non lo conosco, anzi, una serie di persone arrivano a attaccare selvaggiamente l'Arcuri a terra. Va bene, grande classico italiano, il servo encomio e il codardo oltraggio. Certo è che però questo è un grande segno di discontinuità, forse il primo davvero significativo del governo Draghi. Aveva ragione ieri Stefano Folli che su Repubblica aveva anticipato, aveva detto: ma non si consideri il tempo preso da Draghi per assumere alcune decisioni come una inerzia, e in effetti alcune ore dopo questa decisione è arrivata. Che altro troviamo sui giornali di oggi? Allora, la nostra rassegna sarà quasi monografica su questo, vedremo una serie di commenti, anche perché, ripeto, bisogna andare a vedere tutti quelli che si erano imboscati nei mesi passati e che oggi escono con la camicia stirata e la cravatta a posto a dire che a dire forza Figliuolo e forza Draghi e abbasso Arcuri soprattutto. Però troveremo spazio anche per altro. C'è la vicenda del Partito Democratico di Lamiato. La notizia di ieri è che Zingaretti prende tempo. Nelle settimane scorse i giornali ci avevano raccontato di uno Zingaretti a sua volta pronto, diciamo così, in qualche misura a sollecitare il congresso. Oggi la lettura è un po' diversa. E poi c'è il day after dei 5 Stelle, il day after rispetto all'arrivo di Giuseppe Conte. E ieri sera alla 7 ha diffuso uno stravagante sondaggio della SVG che attribuirebbe ai 5 Stelle guidati da Conte 6 punti abbondanti in più e li porterebbe alla soglia del 22%, tesi francamente curiose. In ogni caso, il fatto già festeggia l'evento, parla di effetto Conte, a Conte arrivano una serie di consigli. La formazione schierata dal fatto è Padellaro, Scanzi, Lerner e Sandra Bonzanti, capite che. Mentre altri giornali, Repubblica, parlano niente meno che di amnistia. Ma come l'amnistia? Conte dispensa indulgenze? No, amnistia interna al Movimento 5 Stelle, alcuni degli espulsi potrebbero essere, per così dire, graziati. Questo è il quadro delle cose
che speriamo di tenere dentro una trentina di minuti, le aperture, la verità. Cacciato Arcuri, c'è speranza, e questo c'è speranza lo potete leggere come una buona notizia, se mettete la S minuscola, o invece come motivo di preoccupazione, se mettete la S maiuscola, come dire, c'è ancora speranza. L'occhiello recita Draghi, fa il primo regalo agli italiani, e poi il sommario, banchi, posti letto, medici, infermieri, siringhe, ha sbagliato tutto. Poi il clamoroso caso delle mascherine cinesi svelato dal nostro giornale. Nonostante ciò, Giuseppi l'ha sempre difeso, ora il flop manager cede il passo a un generale degli Alpini. Però non basta, e vedremo tra poco perché. Maurizio Belpietro alza l'asticella, ma in positivo ovviamente, apprezzando la scelta di ieri di Draghi, naturalmente. Corriere della Sera, emergenza, rimosso Arcuri. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Ah, il Fatto Quotidiano l'ha presa malissimo. Mostra tutti in divisa, il generale Figliuolo, che è l'unico ad avere titolo a indossarla. Draghi, messo in divisa pure lui, dietro di loro con mimetica, Salvini, Berlusconi e Renzi, titolo Sturmtruppen, un generale per i vaccini. E vedremo un travaglio fiammeggiante che evoca il Vogliamo i colonnelli. Celebre film di Monicelli con un irresistibile Tognazzi, stavolta per travaglio e vogliamo i generali. Però attenzione, perché nello psichedelico editoriale di Travaglio, che ricorderete tempo fa, forse sbagliando consonante, aveva detto che la campagna vaccinale era partita a razzo, quella R, stavolta ci spiega che c'era stata un'ottima partenza. Va bene, però il fatto ha anche altri motivi per tirarsi su, diciamo come brodino, c'è il titolo che sta sotto la testata. Effetto Conte, il 5 Stelle eguaglia la Lega e scavalca PD e Meloni. Basta un sondaggio per tirar su la redazione abbacchiata del Fatto. Il giornale, cacciato Arcuri, arriva il super generale. Il Tempo, via Arcuri senza complimenti. La Stampa, Draghi chiude l'era Conte e Arcuri. Anche qui, diciamo, Massimo Giannini era stato tra, diciamo, i celebranti di tutta la fase Conte-Arcuri, ricorderete le telefonate con Conte tradotte in lunghe conversazioni. Ora Draghi chiude l'era Conte-Arcuri e poi Repubblica, un generale contro il virus. Allora, questo è il quadro delle aperture, facciamoci aiutare dalla verità, e anche i primi minuti della rassegna li dedichiamo sempre alla vetrina del nostro quotidiano. Facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro. Draghi liquida Arcuri, ora ci tolga pure speranza. Vi avevamo lasciato con la curiosità di dire come il direttore della Verità intendeva alzare l'asticella, e ora ve l'abbiamo tolta. Ci tolga anche speranza. Belpietro pubblica, incastonato nel suo editoriale, una foto del titolo della Verità del 15 febbraio scorso, con una lettera appello di Belpietro stesso a Draghi: è il momento di cacciare Arcuri. E qui in qualche misura il direttore dice: beh, questa nostra richiesta è stata accolta. Belpietro ricorda tutta una parte di insuccessi di Arcuri e dice: quanto abbiamo appena elencato, in un paese normale avrebbe dovuto indurre il capo del governo a rispedire Arcuri là da dove era venuto. Ma nonostante l'evidenza degli errori, Giuseppe Conte non ha mosso un dito, riconfermando la fiducia nell'uomo che aveva messo al comando di tutti gli interventi anti-Covid, in particolare del piano vaccinale. I risultati li abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, perché dopo il trionfalismo iniziale che aveva fatto sostenere ad Arcuri e compagni che l'Italia era prima in Europa per numero di persone vaccinate, abbiamo via via indietreggiato nella classifica fino a diventare uno degli ultimi paesi europei per immunizzati. Poi e anche ombre giudiziarie, al momento non su Arcuri, ma di vicende, e la conclusione. La domanda che ci siamo rivolti fin dal principio, e che forse si è posta anche Mario Draghi, è semplice. Può un ingenuo, uno che non si è accorto di essere stato usato per poter piazzare un colpo da 1 miliardo con un guadagno da 70 milioni, rimanere a occuparsi con pieni poteri della salute degli italiani? La nostra risposta è stata da subito no, e a quanto pare anche quella del Presidente del Consiglio, al quale, dopo averlo ringraziato per essere intervenuto, abbiamo da porre una seconda domanda. Può un ministro della salute che invece di predisporre le misure per evitare una seconda ondata del virus scrive un libro sui suoi successi e rimanere al proprio posto? Aspettiamo un'altra risposta, possibilmente in tempi brevi. Così
il direttore della Verità. Oh, peraltro sulla Verità trovate un sacco di cose anche oggi, prendiamone solo alcune. Allora, Claudio Antonelli firma il ritratto che è più denso di informazioni sulle caratteristiche del generale Figliuolo, alpino decorato. Tutti ricordano, diciamo, il recente impegno sulla logistica e anche, lo spiega bene Antonelli, il rimpatrio dei 55 italiani bloccati a Wuhan, poi gli ospedali da campo a Piacenza e Crema, poi tutta la parte di logistica militare, ma c'è anche tutto un passato di missioni combat che il generale ha guidato in Afghanistan. Quindi, insomma, retroterra è significativo. Amendolara ricorda le inchieste della Verità, e in particolare va menzionato, oggi non scrive, ma è stato un po' l'eroe di tutta questa vicenda, Giacomo Amadori per un verso sulla parte inchieste e Camilla Conti nella spiegazione di tutto quello che non andava nella campagna vaccinale. Giuseppe Liturri ci fa fare un passo indietro e un passo avanti per la preoccupazione che il suo pezzo suscita, un passo indietro all'altro giorno quando la von der Leyen ha rilasciato un'incredibile intervista al Financial Times evocando in modo sinistro l'era delle pandemie e Liturri spiega cosa ci sia dietro, Ursula cela il suo fallimento dietro l'era delle pandemie e punta ad avere più poteri. È la solita storia. Non ha funzionato la centralizzazione europea e allora datecene di più. Camilla Conti ragiona, anche dando conto di un'audizione parlamentare, del tempo che sarà necessario, non poco, per la produzione di vaccini anche in ambito nazionale. Le nostre aziende si danno da fare, ma per produrre i vaccini serve tempo. Mentre Fabio Dragoni va a sentire, perché poi c'è anche un altro lato della questione, poco presidiato e invece andrebbe presidiato, delle terapie domiciliari, e parla con un medico, Andrea Stramezzi, che si dedica anche a questa parte. Va bene, poi trovate molte altre cose sulla Verità, anche le sortite di ieri del ministro Speranza, la prospettiva di ulteriori chiusure scolastiche, ma questo pone il tema dei congedi per i genitori, ma questo pone anche poi un altro problema. Può funzionare una società tutta chiusa e con una spolverata di sussidi e congedi? E il settore privato? E chi ha un negozio? E chi ha una partita IVA? E chi ha un'azienda? E chi non può stare a casa a occuparsi dei figli? E in generale può funzionare l'idea che tu con un click chiudi l'economia privata e poi con un altro click pensi di riaprirla e di ritrovarla uguale a prima? Va bene, queste e tante altre cose trovate sulla Verità, altre le vedremo nel corso del nostro piccolo viaggio. Qualche retroscena e poi veniamo ai commenti sulla vicenda dell'avvicendamento di Arcuri. Allora, il Corriere della Sera con Marco Galluzzo ci offre un elemento che poi ritroviamo anche nei retroscena di Stampa e Repubblica. Ci sarebbe stata una richiesta di Mario Draghi al Ministro della Difesa. La richiesta girata da Mario Draghi al Ministro della Difesa Guerini qualche giorno fa è stata molto semplice e al contempo precisa. Per sostituire Domenico Arcuri voglio il maggiore esperto di logistica delle forze armate. Guerini si è confrontato con il suo staff e la scelta è caduta senza troppi ritardi sul generale Francesco Paolo Figliuolo. A Palazzo Chigi dicono che è un professionista eccezionale e del resto non si comandano per caso il nostro contingente in Afghanistan, le forze NATO in Kosovo, se non si hanno robuste qualità. E quindi questa storia a chi segue questa rubrica e a chi legge la Verità non tornerà nuova, della esigenza di un super esperto di logistica militare oppure, come era già accaduto nei giorni scorsi, di protezione civile. Attenzione a qualche altro retroscena che invece vi lascerà un po' stupiti. Vi abbiamo già letto la prima della Stampa, direte voi, ma allora qualcuno aveva, diciamo, coartato il povero Massimo Giannini a difendere nei mesi scorsi Conte e Arcuri, visto che oggi festeggiano come una specie di 25 aprile, di una liberazione, la chiusura dell'era Conte e Arcuri, fa sorridere, diciamo così, anche la pagina 3. Il Premier smantella il metodo Conte, cabina di regia a due sul piano vaccini, e scrivono a quattro mani Barbera e Ilario Lombardo, non ci sarà più un coordinatore unico, eccetera, eccetera. Poi attenzione alla parte più
significativa del pezzo. Scrivono i due che in prima battuta Draghi era orientata a un ridimensionamento di Arcuri senza cacciarlo. Poi Draghi, già molto scettico sul suo operato, ha appreso preoccupato le rivelazioni in arrivo dalle inchieste sui raggini delle mascherine. Vero è che il commissario non è indagato, ma a Palazzo è iniziata a circolare una domanda imbarazzante. Come continuare a lavorare serenamente in caso di avviso di garanzia? Il resto l'ha fatto l'ossessione di Draghi per una comunicazione fondata sui fatti che mal si conciliava con il protagonismo mediatico di Arcuri. Quindi attenzione alle ombre giudiziarie. Anche la pagina 4 della stampa sembra, diciamo, costruita da mani diverse da quelle che hanno costruito le pagine per tutto il 2020. Dal flop di Immuni alle inchieste sulle spese, la parabola Arcuri è impietoso, Niccolò Carratelli. Quindi, insomma, quello stesso Arcuri che era stato lungamente celebrato, ora ci si racconta improvvisamente che c'era stata una serie di flop. Va bene, la stampa. Attenzione a Tommaso Ciriaco su Repubblica. Il cambio di passo di Draghi, ecco la discontinuità, pronto paese. Qui ci sono un paio di cose da segnalare. La prima è il racconto della giornata di Arcuri. Prima convocato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli e poi richiamato da Draghi, ma semplicemente per dirgli servono le sue dimissioni. L'ultimo atto, eccolo qua, l'ultimo atto è il retrogusto ruvido di un allontanamento. A metà mattina Domenico Arcuri viene convocato a Palazzo Chigi, lo riceve il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Lui che lavora e si confronta da quando è nato il nuovo esecutivo ed è lui che gli anticipa il finale della storia. Poi, dopo pranzo, si ritrova faccia a faccia con Mario Draghi, rapido, freddo, definitivo. Resta un problema, però, ci sarebbe da inviare la lettera di dimissione. Insomma, il freddo congedo. Attenzione però alla parte conclusiva del pezzo di Ciriaco che ha, diciamo, una notizia e una valutazione. La notizia è che Draghi potrebbe nelle prossime ore parlare. La valutazione più inquietante, diciamo, ecco, nell'ambito di giornali che oggi ci tirano sul morale, questa è. Speriamo che Ciriaco abbia torto, perché accredita una sintonia tra Draghi e Speranza. Tutte le novità e tutti i sacrifici che l'Italia dovrà affrontare nelle prossime settimane saranno spiegate da Draghi al Paese. Presto, forse oggi stesso, in conferenza stampa, senza nascondere le gravi difficoltà del momento, ma in fondo al tunnel. È la stessa filosofia di Roberto Speranza, con cui il Premier continua a condividere l'impostazione e la necessità di non alimentare vane illusioni. Interverrà dunque dopo un silenzio inedito e un po' troppo lungo, promettendo un cambio di passo sui vaccini, rivendicando la decisione di ribaltare l'intera catena di comando e cercando di motivare tutti in vista di quest'ultimo miglio di pandemia. Così Ciriaco. Speriamo che, diciamo, questa sia una valutazione di Ciriaco con uno spin che viene dal Ministero della Salute. Speriamo che Draghi non la pensi effettivamente così. Peraltro Speranza sembra veramente ormai come Pinocchio tra i due carabinieri, perché insomma tutta la sua compagnia di giro è stata fatta saltare e adesso c'ha da un lato il nuovo capo della Protezione Civile, dall'altro il super generale, sopra Gabrielli, già capo della polizia e a sua volta già capo della protezione civile dopo Bertolaso, quindi francamente non si capisce Speranza che linea possa dare. Va bene, è il momento di cominciare a vedere un po' di commenti e ne abbiamo tante da vedere. Il foglio. Beh, insomma, noi che siamo birichini avremmo la tentazione di leggervi non il foglio di oggi, ma il foglio di 2 settimane fa. Però, siccome alle tentazioni non bisogna resistere. Io non ho resistito, sono andato a rivedere 2 settimane fa l'editoriale del fondatore Giuliano Ferrara. Primi passi per rimettere sotto controllo il virus. Giuliano Ferrara, 16 febbraio. E l'incipit dice tutto. Il commissario Arcuri deve essere riconfermato tassativamente. Riletto. Il commissario Arcuri deve essere riconfermato tassativamente. Questo diceva Il Foglio un paio di settimane fa, adesso arriva Cerasa, diciamo, contrordine compagni, non è più tempo di mezze misure e il direttore del Foglio loda il decisionismo mostrato sui nomi
da Draghi, via Arcuri, poi anticipa Cerasa, sarà il turno di Ramuzzi, ma questo decisionismo non è ancora pari al decisionismo che occorrerebbe contro la terza ondata. Per avvicinarsi alla luce ora servono chiusure preventive. Quindi Cerasa, diciamo, co come conclude l'arrampicata sulla specchiera dicendo chiudete tutto e vi domanderete, ma quando arriva l'attacco a Salvini? Eccolo qua, nella seconda colonna. Le non chiusure le chiede non solo l'infiltrato Matteo Salvini, ma le chiede anche il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini e persino il solitamente prudente Franceschini. Continua a offrire messaggi contraddittori, promettendo per fine mese riapertura di cinema e teatri. E quindi schiaffi anche a Bonaccini e per una volta a Franceschini, perché osano dire che non bisogna solo chiudere tutto. Vi sarete domandati in tutte queste settimane dove fosse finita Fiorenza Serzanini, firma del Corriere della Sera, sempre informatissima sulle questioni di giustizia, che però su tutta la vicenda Arcuri, a meno di nostri errori, non era intervenuta. Aveva firmato molti pezzi sui DPCM, sui provvedimenti di chiusura, aveva a volte da sola, a volte con altri colleghi e colleghe sue, Monica Guerzoni, eccetera, spiegato via via i provvedimenti del governo Conte e i primi annunciati dal governo Draghi, ma a meno di miei errori non si era molto pronunciata sulla vicenda Arcuri. Si pronuncia oggi la nuova stagione, anche lei, diciamo, i partigiani del giorno dopo. Rendere davvero quella campagna vaccinale che per le inefficienze del governo Conte. Ah, le inefficienze del governo Conte, ci dice il Corriere. Gli errori gravi commessi dall'UE e i ritardi pesanti delle aziende farmaceutiche sta creando evidenti difficoltà. I tre uomini che il presidente del Consiglio Draghi ha scelto per fare squadra e vincere questa sfida sono certamente all'altezza del compito. Il generale Figliuolo, e poi il capo della Protezione Civile Curcio, e poi Franco Gabrielli, investigatore di razza, che è stato al vertice dei servizi della Protezione Civile e della Polizia, sempre con il passo giusto. Conclusione, siamo nel tunnel. Ecco, purtroppo non siamo ancora in grado di vedere la luce in fondo, però sappiamo che con lo sforzo di tutti possiamo farcela. Le scelte compiute dal presidente Draghi sono il primo passo di un cammino lungo. L'importante però è sapere che questa è l'ultima occasione, non possiamo permetterci di sprecarla così. Il Corriere, ma direte voi, è tutto qui il Corriere? No! Arriva anche Federico Fubini che va all'attacco selvaggio, anche lui evidentemente, diciamo, sequestrato nei mesi scorsi, qualcuno gli ha impedito di dire di Arcuri tutto quel male che ne pensava, e che tira fuori oggi il manager dei troppi incarichi, quegli errori da ribalta e le accuse ai Big Pharma. E attenzione, ce n'è anche per Conte. Il rapporto tra Domenico Arcuri e Giuseppe Conte finirà nei manuali di politica come esempio di ciò a cui porta la scaltrezza e l'accecamento del potere sullo sfondo di istituzioni deboli. No, non stiamo leggendo la verità, stiamo leggendo Corriere della Sera, Federico Fubini. Gli equivoci, gli errori, gli scaricabarile e perfino ciò che ha funzionato. Niente nella vicenda del manager che fu commissario si comprende senza inserire nell'equazione la psicologia dei protagonisti e il contesto del paese, la cui debolezza del resto è conclamata. Così Fubini. Ma attenzione, perché la cosa non finisce mica qui. Il gioco per Conte è fatto. Si parla di quando Conte incaricò Arcuri. Rendendo Arcuri dominus dell'emergenza, il Premier ne fa anche il parafulmine per qualunque cosa vada storta, uno scudo umano per Palazzo Chigi. E del resto lo stesso Arcuri non sembra avvedersi del calice avvelenato che il Premier gli sta porgendo, o forse sono l'ambizione e la sicurezza di sé a fargli fingere di non vedere il carattere ambiguo del patto con il Premier. Così impietoso Fubini, e la conclusione è proprio da schiaffo finale ad Arcuri, naturalmente a terra. Del resto è Arcuri che ha scelto di danzare al ritmo di Conte, e con Conte alla fine è inciampato. Così il Corriere. Va bene, direte voi, ma Travaglio, ci stai ritardando il momento di Travaglio? No, arriva, arriva. Allora, lo recuperiamo subito, il direttore, con citazione
monicelliana, Vogliami colonnelli, qui diventa Vogliami generale. Mancava giusto un bel generale per far capire anche ai più duri di cervice il senso dell'operazione Draghi. E il generale, anzi super generale Figliuolo, è puntualmente arrivato subito dopo il super banchiere, i super tecnici e il super poliziotto Gabriele. Il generalissimo si occuperà di vaccini e di tutti gli altri acquisti anti-Covid al posto di Arcuri, troppo efficiente e soprattutto sprovvisto di uniformi, stivaloni e mostrine e codici NATO. Il poliziottissimo, questo è Gabrielli, controllerà i servizi segreti dopo averli guidati al SISDE e all'AISI con la stessa logica che fa dell'avvocato di B il sottosegretario alla giustizia. E fatta questa presentazione così sarcastica, Travaglio va avanti. Naturalmente il dittatore era Conte, che affidava le forniture a un manager pubblico esperto del ramo e il controllo degli 007 all'autorità politica. No, era sempre lui. Ora, con la giunta bancario, tecnico, poliziesco, militare, basteranno un presentatarmo, un fianco destro, un avantimarcia, un fermo sparo e un paio di missili terra-aria con le colonne sonore di Full Metal Jacket e 007 dalla Russia con Sputnik, per far piovere una marea di vaccini e piegare alla resa i cattivoni di Big Pharma. L'esultanza delle destre è sacrosanta. Erano loro con i giornali e talk al seguito a chiedere la testa di Arcuri. Resta da capire che ci stiano a fare 5 Stelle, PD e LeU, che avevano chiesto la conferma di Arcuri per l'ottima partenza, rileggo, per l'ottima partenza delle vaccinazioni fino al taglio delle dosi. Veramente incredibile. Ancora Travaglio con 1.600.000 dosi accantonate ci racconta la balla che il problema era il mancato arrivo dei vaccini. No, il problema è che non siamo stati capaci nemmeno di distribuire tutti quelli che erano arrivati. L'ottima partenza. Va bene, così Travaglio, che poi ce ne ha anche per il capo dello Stato. Per l'angolo del buon umore ci sovviene il monito di Mattarella: non si cambiano i generali in piena guerra, intesi come Conte, Speranza, Gualtieri, Arcuri, Borrelli. Non ne è rimasto neppure uno, a parte Speranza, che apprende dalle agenzie la decimazione dei suoi bracci operativi. Oh, peraltro, siccome le cose vanno sempre esaminate, Travaglio con abilità fa un'operazione intelligente, usa un argomento anche vero, dice, ma oh, qui c'è un commissariamento delle tecnocrazie civili e militari. Ottimo argomento per chi, come chi vi parla e tanti lettori della verità e magari ascoltatori di questa rubrica, preferiscono la via maestra degli elettori che decidono e poi dei governi che scaturiscano appunto dalla scelta degli elettori. Quindi Travaglio usa un argomento che ha un suo fascino. Piccolo dettaglio, che il suo eroe Giuseppe Conte non l'ha mai votato nessuno, quindi non si capisce per quale ragione le indicazioni tecnocratiche ed extraelettorali, bypassando gli elettori, vadano male adesso, ma andassero bene fino a qualche giorno fa. O peraltro che ci sia, diciamo, una certa incazzatura del fatto anche nei confronti di Mattarella, lo testimonia il professor Tommaso Montanari con una M sola, storico dell'arte, che accusa Mattarella di aver fatto politica verso destra, cose che credo a Mattarella non abbia mai rimproverato nessuno, ma ce la fa Montanari. La scelta di portare la Lega in un governo del presidente comporta un'assunzione di responsabilità politica per nulla neutrale, visti i molti nodi irrisolti nei rapporti di quel partito con i neofascismi. Quindi apprendiamo che la Lega ha rapporti neanche con il neofascismo, ma con i neofascismi, plurale, e il suo sostanziale rigetto di gran parte dei principi fondamentali della Carta. Quindi il professor Montanari è anche lì, diciamo, a fare il guardiano della Costituzione e a stabilire chi sta dentro e chi sta fuori. Va bene, e vi avevamo messo un po' di curiosità anche sulla stampa, che pure lei oggi sembra, diciamo, alla mattina del 25 o del 26 aprile, arriva, diciamo, tra i partigiani del giorno dopo, oggi di cui ricorderete, per carità, con autorevolezza, perché l'uomo è assolutamente autorevole, firma che ha un suo tratto di distinzione, ma insomma, ricorderete una carrettata di editoriali a sostegno di Giuseppe Conte. Adesso si parla del colpo d'ala che serviva. Siamo sulla prima della stampa.
Per chi accusava il governo Draghi di essere un Conte Ter travestito, ma anche per chi semplicemente invocava un gesto di discontinuità significativo, la repentina sostituzione del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Arcuri, con il generale Figliuolo, chiamato allo stesso incarico, è senz'altro una risposta chiara. Così sorge. Andiamo a vedere no, ormai siamo un po' di corsa e ci fermiamo qui. Però, insomma, vi segnaliamo anche una parte in cui Marcello Sorgi, per così dire, psicanalizza Draghi e dice: ma Draghi è uno che prima studia le cose, poi decide. Quindi siamo anche alla introspezione psicologica e alla, diciamo, spiegazione dei processi decisionali di Mario Draghi. Su Repubblica oggi non scrive purtroppo Stefano Folli, che invece ha titolo in tutta questa vicenda, è stato tra quelli che hanno criticato l'emergenza. Ancora ieri diceva: guardate che Draghi poi le decisioni le prenderà, è stato buon profeta ieri. Scrive invece Francesco Bei con, diciamo, quello che gli anglosassoni definirebbero un nuance, no? Prendono la parola francese nuance e la trasformano, in questo caso con l'ed finale, in un participio passato inglese, un pezzo che ha delle sfumature. Vediamo come conclude Bei. D'ora in avanti onori, ma soprattutto oneri, saranno dell'ex presidente della BCE. Perché, come ricorda il governatore della Liguria Toti, se non cambiamo le disposizioni di legge su chi può fare l'anamnesi e su chi può somministrare i vaccini, anche il più capace dei manager si scontrerà con una situazione complicata. Infine una nota su Arcuri, oggetto di un'aggressiva campagna di stampa sui quotidiani della destra e sui social. Quindi non è che era incapace Arcuri, sono i quotidiani della destra che sono aggressivi. Nonostante gli errori, la sovraesposizione mediatica e un certo gusto per la scena, il commissario uscente ha gestito una crisi senza precedenti, senza un manuale di istruzioni. Di questo gli va dato atto. Ma la magistratura sta facendo luce su una serie di malversazioni intorno alle forniture di mascherine e, benché Arcuri non sia personalmente coinvolto, non è difficile immaginare che Draghi abbia accelerato sul ricambio anche per sottrarre una struttura così esposta a eventuali contraccolpi giudiziari. E ci delude un po' questa cosa di Bei, non solo per l'ambiguità, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma Bei, che, diciamo, ha una formazione anticamente garantista, è un po' curioso che ponga il tema della sostituzione di Arcuri solo per ombre giudiziarie al momento su altri. Il punto è anche tutta l'incapacità, il fatto che la campagna si è rivelata per ora un fallimento totale. Per ora, fino ad ora, un fallimento totale. Da segnalare, e così poi ci riserviamo 5 minuti per qualche altro tema, assolutamente Alessandro Sallusti sulla prima del giornale, che parla di festa finita di tutti quelli che erano stati arruolati dal circo Conte Casalino, Franco Bechis sul Tempo, che dice: si passa dai parolai ai professionisti, ora possiamo sperare di farcela. E dice: adesso è fondamentale vincere la battaglia contro il virus, ma prima o poi andrà chiesto conto dei troppi errori commessi. E Francesco Storace, dice direttore del Tempo, che evoca anche un vincitore politico: Salvini vince la sua partita. Ora Matteo punta con lo stesso metodo a portare a casa altri due risultati: la pistola elettrica alle forze dell'ordine e la pace fiscale. Quindi Storace dice: ma insomma, guardando le cose da destra, Storace è uomo che la destra la conosce, e a Storace sembra, prova a interpretare sperando di non tradirne il pensiero, sembra più convincente la posizione di Salvini, che si è impegnato nel governo e oggi può portare a casa alcuni risultati, rispetto a quella di Fratelli d'Italia e della Meloni, che sono stati fuori a dire: no, il governo non farà bene, non farà nulla. Va bene. Un po' di altri argomenti da affrontare. Allora, sulla prima della verità vi segnaliamo Paolo Del Debbio. Oggi editoriale importantissimo sulla questione del blocco degli sfratti, come cosa che non va bene. Dice, spiega bene Del Debbio, non è che si può confondere chi ha
ha avuto un problema nel pagare l'affitto in epoca Covid con chi non lo pagava già da prima e che lo Stato, anziché proteggere il proprietario che ha a sua volta bisogno di quell'affitto, di quel pagamento, gli blocchi la casa, gli requisisca di fatto il bene, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Del Debbio cita anche e fa bene la meritoria battaglia di Confedilizia. Qualunque giornale sceglierete di acquistare, troverete la giornata difficile dell'ex presidente francese Sarkozy, che ieri ha incassato una condanna e altri processi sono alle viste. A, diciamo, rendere ancora più precaria la sorte di Sarkozy, c'è un editoriale a sua difesa di Giuliano Ferrari, immaginiamo, fino a Parigi faranno gli scongiuri. Bisogna riservare un po' di tempo, prima che a due segnalazioni finali, alla situazione del PD e dei 5 Stelle. Sul PD il giornale da guardare, ve lo dicevamo, nel sommario è Repubblica, il pezzo è di Giovanni Ungaretti, confronto sì, ma primarie nel 23. Attenzione perché questo pezzo segna una differenza rispetto ai giorni passati. Ricorderete che 7-8 giorni fa si era cominciato a dire è la minoranza del PD che vuole il congresso. Poi c'era stata una serie di articoli molto informati su diversi quotidiani che dicevano: no, guardate, a questo punto è Zingaretti, consigliato da Bettini, che dice il congresso lo voglio io per, diciamo, battere la minoranza. E adesso Giovanna Casadio ci parla di uno Zingaretti che invece prende tempo e dice: ma insomma, non possiamo essere l'unico partito dilaniato. C'è un virgolettato del segretario che apre il pezzo della Casadio. Davvero pensiamo di poter arrivare a ottobre con 5 Stelle che si sta organizzando dandosi una nuova leadership con Conte, Salvini che usa il potere e che bombarda il quartier generale come al Papeete, Fratelli d'Italia all'opposizione, ma poi si riuniranno, e noi con un partito che si dilania? Così lo Zingaretti citato da Giovanna Casadio. E poi il Fatto Quotidiano. Allora, chiedo scusa, Movimento 5 Stelle, vabbè, le due cose sono. Ammetterete che il lapsus ha un suo fondamento. Il Movimento 5 Stelle. Partiamo dal Corriere della Sera che dedica una pagina. Eccola qua. Conte già al lavoro nel Movimento, le nuove regole per soldi e iscritti. Si parla anche di tensioni con Casaleggio nel pezzo firmato da Emanuele Buzzi. Poi non manca l'intervista all'ex viceministro Buffagni, che ricorderete dopo l'estromissione era stato criticissimo, aveva fatto un video fiammeggiante sui social dicendo: ah, ma qui tutti incapaci, eccetera. Adesso è contento e dice: con Giuseppe ci rilanceremo. Il governo Draghi sarà un bene per i partiti. E l'incipit dell'intervista è meraviglioso: Conte è un grande leader. E vi ricorderete la scena di Fantozzi: è un bel presidente, è un santo. Così. Buffagni. Il Fatto Quotidiano festeggia questo, diciamo, stravagante, poi magari si rivelerà vero, ma insomma, sondaggio che ieri la 7 ha pubblicato, un sondaggio SVG che darebbe i grillini in salita di 6 punti all'annuncio dell'arrivo di Giuseppe Conte. Il Fatto festeggia, effetto Conte, 5 Stelle oltre il 20%, sorpassa Meloni e il PD. Staremo a vedere. In ogni caso, come vi preannunciavamo, ci sono quattro consigli in questa doppia pagina del Fatto a Conte, Antonio Padellaro, Andrea Scanzi, Gad Lerner e Sandra Bonzanti. Con una squadra di consiglieri così, Conte sta a posto. Staremmo per dire: ha avuto quello che si merita. Resta il tempo per due segnalazioni conclusive prima di lasciarci e ritorniamo sulla verità. Assolutamente da non perdere, Francesco Borgonovo, che ci fa sorridere, ma ci fa anche pensare sugli intellettuali di sinistra, a livelli sempre più truci, da Vauro alla Murgia, ormai a sinistra non hanno più classe nemmeno nell'odio, cambiano gli intellettuali di riferimento e il livello scende sempre di più, ma non si estinguono disprezzo e superiorità. E poi infine un altro pezzo che vi segnaliamo, che trovate pure sulla verità, nelle pagine interne, ve lo ricordate Mattia Santori, Sardina in chief, il capo Sardina, leader rivoluzionario, punto di svolta della politica italiana. Non c'era talk show che insomma, non se lo contendesse. La sinistra riparta dalle sardine. Insomma, sembrava avanti Cristo e dopo Cristo, prima Santori e dopo Santori. È stato, diciamo, avvolto nell'oblio. Come è ricomparso? Lo racconta la verità.
sostanzialmente come assaggiatore di mortadelle in un programma di cucina della CNN, dove c'è un attore americano di origini italiane che sta facendo il Giro d'Italia. Nella puntata dedicata all'Emilia Romagna, questo signore è andato a mangiare un po' di mortadella, la trangugia, tutto estasiato, e chi è il suo compagno di assaggio di mortadella? Mattia Santori, che con un inglese che fa invidia a Renzi, dice: "So simple, so good", così semplice, così buona la mortadella, sic transit, eccetera, eccetera. E la verità, scherzando, ritira fuori quella prima pagina di un anno fa, quando ricordammo, il nostro giornale ricordò che Santori, carità, tutto legittimo, a suo onore, lavora in una rivista che ha per garante Romano Prodi e per direttore l'ex ministro Prodiano Clò, e titolammo "C'è mortadella dietro le sardine". E la verità, aveva ragione, ma in questo caso non mortadella Prodi, ma mortadella Salume, visto il video di ieri della CNN con Mattia Santori. Con questo finisce, con questo sorriso, la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 con Stefano, che segue per Panorama e la Verità le cose americane. Parleremo del ritorno di Trump e del suo discorso di domenica sera al CPAC. E poi domani mattina alle 7 la rassegna politicamente scorrettissima. Ma davvero l'invito è quello di passare a prendere in edicola la verità, oggi particolarmente piena di cose. Buona giornata.